Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Come potete vedere, faccio sempre schifo. E perché? Beh, perché sto lavorando veramente tanto ultimamente e quindi la voglia di lavarmi è un po' meno. Ma tanto non farò mai schifo come Victor Laszlo. Quest'oggi parleremo di un film che ha fatto molto parlare di sé nell'ultimo anno, cioè Il gatto con gli stivali 2. Come al solito giudico in base a tre cose: trama, personaggi e obiettivo. E partiamo direttamente con la trama, ma voglio precisare una cosa. Secondo me, ultimamente, bello ragazzi, io vi dico già che mi è piaciuto, però secondo me, ultimamente, la media dei film che escono è talmente bassa che si fa presto a gridare al capolavoro quando esce qualcosa che non fa poi così schifo. Questo, appunto, secondo me è uno di quei casi, cioè non è che non fa poi così schifo, è un bel film, però molti l'hanno esaltato come se fosse il film epocale, cioè ragazzi, Shrek è Shrek per dirvi della DreamWorks e ha segnato molto di più un'epoca e non penso che il gatto con gli stivali 2 segnerà un'epoca. Ha delle cose bellissime che adesso analizzerò, ma non è un capolavoro, cioè assolutamente no. Trama. Allora, la trama appunto è abbastanza semplice, per questo anche secondo me non arriva al capolavoro. Ah, lui è un gatto, quindi ha 9 vite e finché ha tutte le 9 vite si cazzeggia, ride in faccia alla morte, sì, ah, io sono il gatto con gli stivali, ammazzo tutti, bla bla bla. Tanto sti cazzi, c'ho altre vite di riserva. E il problema è che adesso arriva alla sua ultima vita. E arriva un personaggio fichissimo che tutti quanti hanno idolatrato, oddio che bello, che per carità è figo, lo dico, molto figo. Cioè il lupo, che dovrebbe essere la morte, che lo viene praticamente a prendere perché è la sua ultima vita quella. E quindi lui per la prima volta nella sua vita ha paura di morire. E questa è molto carina come cosa. Quindi vanno praticamente... ci deve stare per forza il rutto. Vanno praticamente a cercare questa mappa che li porterà ad una stella che è caduta, quindi una stella cadente, che può far esprimere un desiderio, perché così lui riesce a riprendersi le sue nuove vite e ritorna a essere la leggenda, quello che insomma era prima, e a non aver più paura perché di nuovo ha 9 vite. Perché non chiederne infinite? Non si sa, però vabbè, diciamo che è una persona umile, quindi ne richiede solo 9, dai. È un gatto umile, scusate, non è una persona. Vabbè, comunque, la trama è abbastanza semplice e poi ci insegnerà alla fine che molti desiderano qualcosa, rincorrono per tutta la vita la loro idea di perfezione, quando invece magari la perfezione ce l'hanno già. E ognuno che ha una storia viene esplorato per far capire che tutti quanti sono più o meno così, tranne appunto il cattivo di turno, che non è il lupo, perché tutti quanti pensano oddio che figo il lupo, anche perché si vede quello nel trailer, che bello, e invece no, non è il lupo il cattivo. Il cattivo è un tizio rincoglionito che sembra, a dire la verità io posso dire che sembra molto quello lì che da piccolo faceva fire a Shrek e poi gli fa però no, non penso sia lui. Comunque, che anche quel cattivo lì è molto figo, a me è piaciuto, cioè è talmente pazzo che dici proprio dai, ci sta. E comunque la trama io gli darei un 8, dai, ci può stare. Personaggi, allora di personaggi ce ne sono un po'. Ritorna Kitty Zampe di Velluto, vabbè, naturalmente il gatto, il lupo, poi ci sta sto cagnolino che praticamente lo trovano e lui è tipo la persona il personaggio più puro che ci sia lì dentro, perché lui invece è tutto quanto sì che bello bla bla bla, anche se poi tutto sommato a livello estetico
fa schifo, perché comunque lui è un cane puzzolente che hanno sempre buttato via tutto il resto. E mentre loro, che sono dei gatti tutti belli fighi, a dir la verità, dentro sono dei personaggi di merda. Per dire, cioè, nel senso, non di merda perché sono fatti male, ma perché sono dei ladri, della gente che pensa solo a se stessa, egoista. Lui invece, anche se fuori è brutto, dentro è una persona, cioè un personaggio. Ma mi viene sempre persona, cazzo. È un personaggio, ecco, che è molto più puro, come ho detto. Poi ci sta la famiglia degli orsi con riccioli d'oro, che parlano in un dialetto che non ho neanche capito quale cazzo è, perché non lo so, ragazzi, scusatemi, ma non sono un grande esperto di dialetti, e che fa abbastanza ride, ma a me non fanno impazzire queste cose, cioè, perché non le capisco molto, lo ammetto che è una cosa mia, anche perché magari sapendo che dialetto è, può essere pure che mi faceva più ride, ma così no. E poi chi altro? Ah beh, il cattivo, che è praticamente sto tizio che vuole rubare tutta la magia del mondo per se stesso, anche se lui c'ha tipo de tutto e de più, e era semplicemente un ragazzino che praticamente faceva gara con Pinocchio perché era il ragazzino più figo e vinceva Pinocchio anche se non era un vero bambino e quindi lui è tipo: io sono un vero bambino, cazzo, perché non si prendono con me? Vabbè, comunque, personaggi, per me ci può stare un bel 9, dai, 9, perché è stato veramente fatto bene, secondo me. Cioè, alla fine, ok, adesso ne parlo un po' più approfonditamente. Allora, la trama, vabbè, già ha spiegato più o meno com'è il gatto. Il lupo è la morte e non c'è bisogno di spiegarlo. Posso solo dire che è abbastanza matto e secondo me la voce non è perfetta. È abbastanza azzeccata, ma non è perfetta. Ci sarebbe stata una voce della stessa intensità, dello stesso tipo di timbro più o meno, arrogante, matto, ok, ma secondo me più matura. È troppo ragazzo, secondo me, il doppiatore che ha fatto il lupo. E poi che ne so, Kitty Zampe di Velluto alla fine cerca solamente una persona di cui fidarsi e quindi la trova, perché si fida del gatto, che alla fine cambia, perché capisce che tutto sommato la sua ultima vita va bene così. E personaggio migliore assolutamente il cane, che è troppo troppo cute. Cioè, c'è anche un pezzo fighissimo in cui praticamente chi tiene in mano la mappa per arrivare al desiderio decide il percorso in base a che tipo di persona è. La prendono tutti gli altri, e tutti i percorsi di merda, morte assicurata, la prende il cagnolino, che è una persona pura invece. Proprio le passeggiatine così in mezzo ai prati, e fa troppo ridere questa cosa. E il cattivo ci sta, cioè è un cattivo secondo me abbastanza banale ma molto divertente, e che non ti annoia, perché comunque la fa bene la sua parte. E i tizi invece degli orsi e tutto il resto, sinceramente, non l'ho capiti molto. Cioè, nel senso, sì, li ho capiti, ma io lo dico, cioè, molti mi hanno detto tipo: oh, dai, hanno fatto abbastanza di personaggi migliori. Per me invece sono quelli che mi sono piaciuti di meno. Lo dico, però è fatto soggettivo. Comunque ammetto che fanno ride, in effetti, e agli altri. Vabbè, fanno ride e ci sta comunque anche che loro hanno quel dilemma della famiglia, che poi scoprono tutto. Vabbè, insomma, personaggi 9. Andiamo all'obiettivo. Per me l'obiettivo era portare un altro film DreamWorks di qualità, che annunciasse Shrek 5, che purtroppo ci sarà, perché io ho paura, ragazzi, lo dico, ho paura per Shrek 5, anche perché purtroppo il nostro carissimo Renato Cecchetto è morto, mi dispiace, è scomparso poco più di un anno fa. E ragazzi, io non ce la faccio, non sono pronto a vedere uno Shrek senza la stessa voce. E so che questo non c'entra niente con l'opera originaria, che poi bisogna sempre vedere se la fanno bene, perché sappiamo tutti com'è stato l'ultimo Shrek. Non è un granché, non è neanche una merda, in confronto a quello che esce oggigiorno.
Però, per essere uno Shrek, sì. Quindi spero che, a dire la verità, io spero che non lo facciano. Anche se è abbastanza probabile che lo facciano, per uno spoiler che non posso farvi. Comunque sappiate che da questo film si capisce che uno Shrek 5 probabilmente, e con probabilmente dico 99%, ci sarà. Quindi, che dire, obiettivo per me appunto era portare qualcosa di diverso, perché comunque le animazioni un po' disegnate, un po' sporche, molto fighe, mi sono piaciute veramente tanto. A me è piaciuto veramente tantissimo a livello visivo, e di solito sono uno che non guarda queste cose io. Però devo ammettere che qui vanno guardate, perché è veramente un capolavoro solo dal punto di vista, secondo me, visivo. Cioè, per davvero, come ha detto anche un mio amico, ogni scena in quel film puoi mettere fermo immagine e ci puoi fare un quadro, per quanto è bello. E quindi come obiettivo, dai, anche qui un bel 9. Quindi voto finale 8 e mezzo. Assolutamente ve lo consiglio, assolutamente è un film di qualità, non è un capolavoro, non al 100%, però è una grandissima perla, una bella tirata di aria fresca in mezzo a tutta questa puzza di merda che ultimamente sta uscendo al cinema. Quindi, buona visione, se ve lo guarderete, ci vediamo venerdì con il doppiaggio del lupo. E...